ci risuono. Eccomi qua. Lo so. È così. È la triste verità. Lo so. C'ho poco da fare. Sono sempre qui. Di nuovo. Ciao Roberta, ben arrivata. Poco è cambiato da ieri. Solo un po' il tempo, che se non altro ha smesso di piovere. Bene. Spero che continuate a stare bene da ieri a oggi. Paolina, buongiorno, ben arrivata. Bene, Annalisa, ciao. Quindi, che si fa? Stasera oggi mi sono messa, ciao Risti, buongiorno, la maglietta etnica, Leo, nemmeno, tigrata, zebrata, l'ho detto, una forza della natura. Ciao Loretta, buongiorno, si fa quel che si può, Annalisa, l'importante è non mollare mai, cercare sempre di essere. Ciao Vane, buongiorno. Le mie colleghe meravigliose, quando vi rivedo io, anche se non si può, abbraccio, ve lo dico, mi metto magari la maschera, quelle per andare sott'acqua, però qui c'è bisogno di abbracci. Maura, buongiorno, la nostra super deskista. Più che altro mi mancano le vostre voci, anche sentire Sandro, buongiorno, ciao. Ecco, ma ho dovuto scorrere un attimo perché... Ciao Manuela, benissimo, anche più tardi. Maurina, grazie dei baci. Ci si abbraccia, sì. Nelle regole che il periodo ci impone, però, insomma, basta con questi gomiti o con queste spalle, cioè... Ieri pensavo che quando torneremo sulla cristalla, se non si potrà abbracciarci, ci metteremo con le schiene incollate per sentire il nostro contatto. Che poi alla fine è quello che ci manca. Va bene la tecnologia, va bene Facebook, va bene Zoom, Jitsi o tutto quello che ci può aiutare, però i rapporti umani non li sostituisce nessuna cosa della tecnologia. Grazie della rosa. Tra l'altro, no, c'è mio gatto, aiuto. Charisce, scusate, Vai. Scusate, ma ho lasciato la finestra aperta per godere di un po' di luce esterna e quindi, sta curiosando perché vede che tutto è stato spostato, ma ora quando metto la musica alta se ne va di sicuro. Bene, allora, oggi come tradizione vuole, lavoreremo su squat e affondi. Abbiamo da lavorare sulla lezione di gag, per cui gag, lo sapete, ma a volte è bene rispolverare un po' le metodiche, riguarda glutei, addominali e gambe, per cui tanto se ne va ora, lo ammazzo, quando sono impegnata fa tutto quello che non deve fare. Bene, allora, glutei, addominali e gambe, lavoreremo e svilupperemo i soliti squat su affondi e poi ho pensato di dare un po' più di importanza alla parte a terra, per cui lavoreremo su glutei a terra, su un fianco e in ginocchio, bene? E se poi c'è tempo li faremo anche nella posizione del ponte. Bene, dunque, preparate il tappeto, fuori! Vai! Ma io solitamente sono abbastanza fiscale su queste cose, però ripeto, ho la porta aperta per prendere un po' di luce da fuori, vorrei evitare di accendere le luci che sono poi in realtà una cosa artefatta. Bene, cavigliere, se vuoi metterle puoi metterle, Paola, certo, perché no? Va bene, tutto quanto fa spettacolo, si dice, no? Bene, allora, i 5 minuti di chiacchiera sono passati. Bene, Cristi, mi fa piacere, vi voglio sempre pronte. Sempre pronte. Bene. Ancora il nuovo CD facente parte dei soliti tre che girano e che ruotano in questi mesi. Ultimi mesi, attenzione, oggi è 30 d'aprile,
facciamo il conto alla rovescia. Bene, un bellissimo brano intramontabile per il nostro finale di stretching che io amo. Bene, ho scelto per voi e per noi un brano dei Pink Floyd. Bene. Poi. Eccomi, ho chiuso la porta. Marcia a destra. Scusate. È meglio della diretta. La destra. Spero non mi vediate, un po' buia, ma. Bene. Due rock avanti e marcia. Tutto da capo.
va incrociato, doppio, due e resta al centro. Hop, hop, piega ancora, due, rimango qua, uno squat singolo, due, scendo. Thank you.
La sinistra. Ci siamo, attenzione al centro. Talloni, rapido. Ok? Solleva i talloni, velocissimo. Bene. Sì. Non vedo l'ora di vederti. All'azione. Andiamo. La destra.
Tutto da capo. Torna al centro. Destra. Apro. Chiudo, stai di avanti. Apri fuori. Sono quattro. Ancora due. Vieni. Ancora sinistra. Per qua.
4. Scendi per 4. 4. 3. 2. Rimani là. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Fletti 4 volte. L'ultimo sforzo. Si scende. 4. 3. 2. E l'ultimo. Chiudi. Rilassa, recupera. Come va con le capigliere, Paola? Se l'hai già tolte, chissà. Bene, gamba sinistra. Sali. Stringi il gluteo. Effetti per 4. E scendi per 4. 4. 3. 2. Addome attivo. Rimani là. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Effetti per 4. L'ultimo sforzo. Scendi. 4. 3. 2. E torno. Bene. Di nuovo piedi paralleli. Ah, che male. Rilasso. Bene, un bel respiro. Attiva l'addome. Sgrocola la schiena in via, le spalle indietro. Bene. Molto bene. Tappeto. Lezione da giardino non si può fare perché mi sono messa a posto il giardino, è invaso di roba, quindi è impraticabile, lo so. Bene, Paola, chi le ha, potete lasciare le cavigliere se volete, ci mettiamo su un fianco, quello che vi torna più comodo. Bene, dietro. Rimane sempre un pezzo fuori. Bene, mettiti accomodate, io cerco di inquadrare tutta la mia persona senza escludere niente, forse mai. Bene, io parto con la destra, per cui busto in linea, la gamba sotto, la piedi, è più stabile, ok? Mantieni il ginocchio morbido e anche la caviglia morbida, la punta del piede verso di me, sali doppio e scendi, ancora su, attenzione a spingere il bacino avanti, di nuovo, salgo, attenzione a me, salgo, torno, spingo avanti e stendo, cerco di portare il piede davanti all'ombelico, anche davanti al naso se puoi, chiudi, ancora due, l'ultimo, di nuovo in alto, solo su e giù, fuori l'aria sali, prendi l'aria e scendi, ancora uno, bene, secondo, blocco, vieni avanti, ancora su, ultimi due. L'ultimissimo, dai! Bene! Unisco i piedi e mantengo ginocchia unite e flesse. Ci siamo? Andiamo ad aprire la gamba sopra come se aprissi la pagina di un libro. I piedi rimangono incollati.
Stringi forte il gluteo della gamba che si trova sopra. Bene, addome attivo, la spalla bassa, la mano libera in appoggio davanti al petto. Andiamo. E giù. Questo si può dire che è un recupero attivo, eh? E giù. Quando fai lo sforzo soffi fuori l'aria. Ancora due. L'ultimo. Bene, riporta la gamba in alto. Questo non è nuovo, però facciamolo bene. Dobbiamo portare il ginocchio davanti all'ombelico. Bene, cercando il tappeto, il piede lo lasci in alto. Scendi. Giù. Estendo. Giù. Con forza. Lascia il piede in alto. Ancora quattro. Scendi. Tre. Ancora due. L'ultimo. Fletti e rimani là. Mantieni. Occhio al piede. Guarda il soffitto. Otto. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e lascio. Ce l'avete ancora i glutei? Ci sono ancora? Io sto facendo un check-up di controllo, Controllo pezzi, assemblamento, no assemblamento, dall'altra parte. Che è successo? Non si sa cosa è successo. Il mio stereo ha smesso di funzionare. È andato via la luce, non si sa che cosa è successo. Vabbè. Questi sono i misteri delle dirette, scusatemi, ma non so che cosa si possa essere successo. La prima volta che lo fa, perfetto, mi si è rotto lo stereo. Una gioia. Bene, vediamo allora di continuare senza musica, perché altrimenti andiamo a perdere tempo. Bene. Ci mettiamo, mi dispiace tantissimo, ci mettiamo in linea, bene, e saliamo, su e scendo, su e scendo, sempre due salgo e due scendo, e quando sali soffi fuori l'aria, vediamo se qui è ripartito qualcosa, forse sì, senza musica non si può fare. Boh, non lo so, continuate, tanto io vi raggiungo. Viva la tecnologia! Ne metto una a caso, che era questa, poi tra l'altro. Bene, gli ultimi due. I misteri. Bene, due movimenti, salgo, scendo, porta la gamba avanti, stendila bene, e ancora avanti, di nuovo su e giù, salgo, avanti, la respirazione non la tralasciare, di nuovo su, si sale, e si scende, addome attivo, testa rilassata sul braccio, ancora uno, secondo movimento, andiamo, fuori l'aria sali, fuori l'aria avanti, di nuovo, ne facciamo ancora due, ci deve essere una cosa al quadro dell'Enel, anche il telefono mi ha fatto un verso strano. Bene, comunque unisco i piedi, unisco le ginocchia, stringi il gluteo della gamba sopra quando apri, come se fossi ad aprire la pagina di un libro, apri, fuori l'aria soffia, inspira, chiudi,
Ancora su. Di nuovo. Chiudo. L'ultimo. Bene, riporta la gamba in alto. Il ginocchio verso il tappeto. Il piede verso il soffitto. Andiamo, prendi aria, scendi e al soffio dell'aria stendi. Piede verso l'alto. Ancora due. L'ultimo. Flexi e resta giù. Tieni la posizione, non appoggiare il ginocchio, eh? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e lascio. Bene. Ci mettiamo a pancia su. Prima di iniziare la parte addominale, incrociamo la gamba destra sulla sinistra, bene, la caviglia all'altezza del ginocchio, il braccio destro al centro, il braccio sinistro fuori, tiro il ginocchio verso di me, la gamba sotto, rilassala, giù le spalle, allunghiamo. Ancora 8, 8, 6, 4, 3 e lascio. Scambio, stessa regola, braccio sinistro al centro, l'altro fuori. Gira verso di te, la gamba sotto, giù la gamba rilassata. 8, 6, 4, 3, 2 e lascio. Bene, portiamo i piedi a terra, addominali molto classici, incrocio le dita, porto le mani dietro il capo, apro bene i gomiti e sorreggo testa e collo con le mani e con il pollice, bene? Da qua, torsione destra su sinistra, sinistra su destra, lascia il gomito aperto e porta lo sguardo verso il basso. Ancora su e scendo. Ancora due. Bene, attenzione al braccio destro, salto, stendo tra la sinistra e torno al centro, su. Allungo il braccio oltre la gamba, vado a cercare l'angolo del tappeto, allungo, ne facciamo ancora due, quando sali prendi soffi fuori, quando scendi prendi aria. Ultimi due. Bene, mettiamo in moto la gamba. Bene. Salto destra e muovo la gamba sinistra. Attenzione. Torsione. Stendo. Rimango e scendo. Schiacciamo le spalle al tappeto, recuperiamo. Bene, da qua, porto le braccia fuori, a croce, in linea con le spalle, porto le gambe a tavolino, ci siamo? Senza sollevare la zona lombare, eh? Bene, scendo verso destra,
e soffio al centro, sinistra, ancora due, le gambe non si toccano, mantengono le linee parallele, ancora destra, giù, schiaccia l'addome, bene, ancora quattro, quattro, fuori l'aria, tre, due, bene, rimani a destra, mantieni la posizione, schiaccia le spalle, la sinistra soprattutto, fuori l'aria, cambia, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, fuori l'aria, ancora due, scendi, mantieni, spalle a terra, e soffia, sinistra, bene, porta i piedi a terra, braccia lungo il busto, solleva il bacino, senza stringere i glutei, e posizione di scarico, bene, torniamo di nuovo a terra e riprendiamo la prima progressione, le torsioni, allungo il braccio e stendo la gamba in alto, mani e pollici sostengono la testa e il collo, bene, andiamo, allungo, appoggio e cambio, ancora due, sinistra su destra, ne facciamo ancora quattro, dai, io sto lavorando con voi, ultimi due, allungo, respira fuori aria, bene, torno al centro, da qua, gambe a squadra, braccia fuori, lascia le spalle incollate al tappeto, scendi a destra, ne facciamo due, uno e uno, scendo, spalla sinistra, schiacciala forte, fuori l'aria, cambia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo su, fuori l'aria, ancora sinistra, attenzione a me, rendiamolo un po' più interessante, scendi a destra e stacca il braccio sinistro verso l'alto, 4, 3, appoggia, cambia, braccio destro, tieni, ancora due, scendo, braccio sinistro in alto, lascia la spalla bassa, appoggia, cambio, bene, ancora due, l'ultimo, torno al centro, piedi in appoggio, sollevo il bacino, ci siamo, ci siete, ci sono, che ci sono, ho fame, bene, poggio gli utili, incastro le braccia dietro le ginocchia, rilassa, giù le spalle, dondola verso destra e verso sinistra, bene, l'ultimo sforzo, ci vede, in quadrupedia, mani sulle ginocchia, un rolling like a ball, prendo aria, soffio, ci portiamo in posizione seduta, ci mettiamo, mi metto di qua, meno la mia destra e la vostra destra, ci mettiamo in posizione quadrupedica, bene?
Spostiamo il peso sulla punta dei piedi e stacchiamo le ginocchia da terra 3 cm. Fuori aria. Tieni ancora. 4, 3, 2, lascio. Stendo i piedi. Glutei in appoggio sui talloni. Queste cose si fanno mantenendo la respirazione, non si fanno in apnea, lo sapete. Di nuovo, sali. Spingi l'ombelico verso l'alto. Appoggia, scendi di nuovo. E facciamo ancora uno. Andiamo. Sali. Quattro tra le mani, 8, 7, 6, 5, 4, 3, appoggio e di nuovo, scendo. Bene, una piccola aggiunta, perché altrimenti poi ci stufiamo. Ritorniamo di nuovo su, fuori l'aria. Da qua, porta la gamba destra avanti. Lascia il ginocchio sinistro sollevato. Cambia. E torna. Appoggia. Mi poteva venire meglio, ma è rimasto la scarpa incollata al tappeto. Bene, rifacciamolo perché non sono soddisfatta. Siamo fuori l'aria, Forza nelle braccia. Allontana le spalle dalle orecchie, sali. Gamba destra avanti. Up. Cambio. La sinistra. Up. Lascia il ginocchio sollevato. 4, 3, 2 e stop. Ritorno con i glutei in appoggio. Bene. E facciamo ancora uno, dai. Poi a fine settimana ci riposiamo. Bene, si stacca. 8, 7, 6, fuori l'aria. 4, 3, e la gamba destra. Rimani là. La sinistra. Ginocchio sollevato, 4, 3, 2 e torno. Bene, glutei sui talloni, fronte in appoggio, braccia lungo il busto. Lascia andare il peso delle braccia e delle spalle verso il terreno. Sono qua, Scusatemi per la mancanza di luce, ma io non ci posso fare niente. Bene, rimanete in posizione di scarico. Facciamo... Paola, sei sempre viva? La Paola c'ha le cavigliere, per questo glielo chiedo. Bene. Da qua. Recuperiamo il tronco in alto. Allunghiamo dietro la gamba destra. E scarichiamo tutto il peso sulla gamba sinistra, lo sguardo al tappeto. Mi lascio andare con il peso sulla gamba, bene? Da qua salgo leggermente, porto fuori la gamba destra e di nuovo scendo verso il basso. Devi sentire allungare tutta la parte interna della gamba distesa. Continuando a respirare, Bene, pian piano torno, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Scarico tutto il peso sulla gamba destra.
Bene, saliamo leggermente, portiamo fuori la gamba sinistra, bella distesa. Lascia il piede a martello e senti allungare tutta la parte interna della gamba, ovviamente. 4, 3, 2, ritorno al centro. Recupero i piedi da un lato all'altro. Come sempre, spostiamo il tappeto. Rimaniamo con le gambe divaricate, più larghe delle anche, bene? I piedi sono paralleli e guardano in avanti. Bene, incrocio le dita, porto le mani dietro la testa e da qua salgo, portando la schiena a tavolino, spingendo bene i gomiti verso le pareti e mantenendo collo, testa e schiena in linea. Spingi bene sui talloni e mantieni l'addome attivo. Bene, mantenendo la posizione, stendo le braccia avanti, le mani guardano verso l'interno, testa tra le braccia. Un bel respiro e al soffio dell'aria porti le braccia lungo il busto, parallele al tronco. Le mani guardano verso l'interno, allontano bene le spalle dalle orecchie e avvicino le scapole. Come se fossi un missile che mi volessi lanciare nello spazio. Ancora 4, 3, 2, 1, lascio andare le braccia, mani in appoggio a terra, fletto le ginocchia, recupero i piedi al centro in linea con le anche, un bel respiro. Inizia a snocciolare la colonna verso l'alto, spingi le spalle indietro, guarda l'ombelico e soffia fuori l'aria. Bene. Porto il braccio destro fuori, afferro con la mano sinistra l'esterno del ginocchio destro e lo schiaccio verso di me. Fletti leggermente la gamba sinistra e mantieni il busto rivolto verso di me. 4, 3, 2, 1, lentamente lascio, braccio sinistro fuori, piega leggermente la gamba destra. Afferra l'esterno del ginocchio e schiaccia la gamba flessa verso di te. Mantieni lo sguardo avanti. 4, 3, 2, 1. Pian piano torno al centro. Piedi paralleli, un bel respiro, braccia in alto. E fuori, ancora su. Le braccia salgono, le spalle si abbassano magicamente perché tu lo vuoi. Inspiro. Ancora uno, rimani con le braccia belle stese in alto. Stacca i talloni da terra. Il brano è finito. Io lo adoro. Bene, rimaniamo qua. 4, 3, 2, 1, la pubblicità. Piego il braccio destro. Afferro il gomito e mi lascio cadere verso sinistra, abbassando la spalla. Bene, un bel respiro dall'altra parte. Senza spingere troppo, Pian piano torno su, facciamo l'ultimo respirone, porto le braccia in alto, sollevo i talloni e con forza riporto i piedi in appoggio, soffio fuori l'aria, abbasso le braccia. 4, 3, 2, 1 e fuori. Bene, ci siamo. Com'è andata? Scusate per l'interruzione della musica, però non so, probabilmente stanno facendo dei lavori. Ho visto che anche il telefono mi ha fatto un verso strano. Come va? Tutto bene? Abbiamo fatto anche gag. Grazie Manu dei saluti. Letizissima. Ho tenuto.
Aspetta, ottenuto. Mannaggia, mi si vede tutto, vedo tutto sopra me. Vedo la scritta tua Paola con un'altra scritta sopra. Ma che succede oggi? Belle progressioni, mi fa piacere. Questa cosa delle stelle mi dà noia. Non mi riesci di toglierla, ma come sono imbranata. Bene, riuscirò a leggervi, non ho risposto nemmeno ai vostri post. Hai tenuto le cavigliare fino alla fine? Mannaggia Paola, tanta roba. Da 3 kg immagino, le cavigliere, sì, ora ho letto. Come si fa a levare queste cose con le stelle? Mi danno noia, non vedo niente. Vabbè, non si sa. Comunque, bene, sono contenta che tutti state bene, che vi siete divertiti, che vi siete allenate. E grazie Rita. Considerando l'età, sei un vero Atlanta. Caro Stefano, ma io faccio attività sportiva da tanti anni, eh. Quindi io ti ringrazio, però poi alla fine questo è il risultato del fatto che comunque fare ginnastica fa bene. Ci mettiamo anche un po' di genetica, ma insomma, grazie comunque. La X, non ce l'ho la X, c'ho solo una freccia che va in su. Non ce l'ho la X, non so perché, vabbè, comunque. E oggi è così. Appunto, no, infatti, ma bisogna essere, come dire, non lo so, non mi viene la parola, comunque insomma, abili e insomma, in leggerezza a rispondere, perché insomma è tutta invidia, no, capisci? Bene, abbiamo lavorato anche oggi, sì, bene, e prepariamoci, avete iniziato a tirare fuori le borse, ad aprire le vostre zip? Per preparare il borsone per la palestra, non vorrei succedesse che poi qualcuno si dimentica qualcosa arrivato in palestra. Questa Paola è bella, no vabbè, ora c'è Shining on Crazy Diamond, questo LP lo adoro, lo avrò ascoltato migliaia di volte. Bene, grazie a voi Paolissima brava, che ha fatto tutta lezione con le cavigliere, io non ci penserei mai. Perché poi le cavigliere ce l'ho da 1,5 kg, sì che ora non è proprio il momento. Borsone pronto, grande Laura, grande. Bene, dovrete la 01 tutta bianca, è stata ripitturata tutta, hanno fatto un sacco di lavori, per cui sarà come una bella ripartenza. Bene, aspettiamo a dire, vorrei che succedesse qualcosa. Brava Cristi, bene Paola, bene, alla prossima, ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, ho già visto il palinsesto, e che dire, che ha scritto la mano, mi viene tutto, altrimenti, perché si chiamava Paolissima, esatto, l'ho creata io, l'ho creato io, il mostro l'ho creato io, a volte mi fa paura, dopo che ti sei incrociata, facciamo il rito propiziatorio, doppio cerchio, all'interno e all'esterno. Bene, grazie di essere stati con me, vi saluto sulle bellissime note di un brano di Shine On Your Crazy Diamond dei Pink Floyd, Pippo Baudo, no. Che dire, è sempre emozionante fare le dirette, brava, tutte e due. Shhh, ormai l'hanno detto. Mano, abbozzala. Abbozzala, mano. Tutta bianca, sì, è stata tutta ripitturata. Bene, c'erano rimaste delle parti gialle, per cui la piscina è tutta bianca. Gli spogliatori sono tutti bianchi. Bianco, viva il bianco, è sempre bello. Ho anche gli occhiali bianchi io oggi. E vi auguro buon pranzo, vi auguro buon fine settimana. E la prossima settimana dovrebbe arrivare di nuovo la primavera, per cui insomma prendete un po' di sole, ve l'avevo detto anche l'altra volta, prendete un po' di sole perché fa bene alle ossa, la tavolozza. Buon fine settimana di nuovo, ci vediamo giovedì, uno smack enorme a tutti.